Si è svolta all'interno di Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli, in via Tribunali, la premiazione della quinta edizione del premio Tesi di Laurea dell'ADSI, l'Associazione di More Storiche Italiane, a celebrazione dell'impegno verso la ricerca accademica nel campo del patrimonio dei beni culturali. In occasione dell'incontro dal titolo Valorizzazione, Attualizzazione e Tutela, poi, è stato anche lanciato il bando dell'edizione 2024 del premio. Un appuntamento importante dal respiro nazionale, come sottolineato da Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente della sezione Campania dell'Associazione di More Storiche Italiane. Sono felice che il quinto premio per le tesi di laurea che parlano di more storiche, di more vincolate, si sia tenuto a Napoli, che abbia ospitato giovani brillanti che hanno vinto con le loro tesi, tesi molto interessanti. Peraltro, per un momento di campanilismo, posso dire che sono strafelice che una commissione nazionale, c'era infatti un alto tesino che ha presentato questa cosa, e ha vinto una tesi su un palazzo di Gragnano di una locale, quindi di una ragazza campana. A vincere il primo premio dell'edizione 2023 del bando, proprio due partenopee, Laura De Riso e Marina Curcio, della Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli. Al secondo posto, invece, Giorgia Misia, della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, mentre in terza posizione Laura Coppetta e Angela Madriota, dell'Università Politecnica delle Marche. Ecco le parole di Laura De Riso. È stato, diciamo, un iter abbastanza lungo che ci ha condotto fino alla tesi, ed è una bella soddisfazione ricevere questo premio perché è il coronamento di un lavoro durato mesi. Tra i presenti alla cerimonia di premiazione anche l'onorevole Luciano Schifone, consigliere del ministro della cultura Gennaro San Giuliano. I castelli rappresentano il potere politico, le basiliche, le chiese, il potere religioso, le dimore storiche, la convivenza civile, quindi sono testimonianza dell'evoluzione civica della nostra storia.